Novak Djokovic sarà il grande assente dagli US Open. Il Centro di Controllo Prevenzione Malattie statunitense ha confermato l'obbligo di vaccinazione per entrare negli USA. Il tennista serbo, non essendo vaccinato contro il Covid, è costretto a rinunciare al Major di New York. L'annuncio è arrivato dallo stesso Djokovic su Twitter. Purtroppo stavolta non potrò andare a New York, annunciò il serbo, ringraziando comunque i fans per i messaggi d'affetto e sostegno, augurando buona fortuna ai colleghi giocatori. Poi la promessa: mi terrò in forma, manterrò un approccio positivo, aspettando la possibilità di competere di nuovo. Ci vediamo nel mondo del tennis. A nulla sono serviti gli appelli dei colleghi e la petizione dei tifosi, che speravano in un'esenzione speciale. Nei giorni scorsi, due membri del congresso USA, repubblicani Tenney e Gomez, hanno inviato al presidente Biden una richiesta ufficiale per la National Interest Exception, che evidentemente non è stata accolta. Le autorità non hanno allentato le misure di prevenzione, i viaggiatori sono costretti a presentare un ciclo vaccinale completo alle frontiere. Knole non sarà dunque sui campi del 29 agosto all'11 settembre, crollerà anche in classifica probabilmente oltre la decima posizione mondiale a causa dei 1200 punti che andrà a perdere, dato che nel 2021 era stato finalista.